Siamo tutti un po' africani e dovremmo tenerlo ben presente. Parole di Roger Waters rivolte a un intervistatore di Sala Consilina, perché c'è un legame tra il mito dei Pink Floyd e il Vallo di Diano, e non è un legame da poco. Non tutti sanno infatti che Cymbeline, il Pink Floyd magazine distribuito ai soci del Pink Floyd Fan Club, è curato da ben 26 anni da Carlo Maucioni e stampato a Sala Consilina. Carlo ovviamente non poteva mancare l'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione della mostra Pink Floyd Their Mortal Remains, che apre i battenti oggi a Roma presso il Macro, il Museo d'Arte Contemporanea. La mostra si inaugura oggi, ma Carlo Maucioni ha avuto occasione di visitarla in anteprima, oltre che di interloquire e intervistare uno dei Pink Floyd, il grande Roger Waters. Salve, Carlo Maucioni, la testata Simbalai. C'è una frase che secondo me sintetizza tutta l'opera dei Pink Floyd. Una frase tratta da un testo di Roger. There is someone in my head, but it's not me. C'è qualcuno nella mia testa, ma non sono io. C'è qualcuno nella mia testa, ma non sono io. La domanda di Carlo ha infiammato Roger, che nella risposta di quasi 5 minuti ha avuto modo di esprimere alcuni concetti molto importanti. Vivo in America, ha detto tra l'altro Roger a Carlo, e l'idea che le mie tasse servano a bombardare popolazioni inermi mi inquieta. Stiamo degradando in un protofascismo e non si può continuare così. Sono preoccupato che i ragazzi, continuando a guardare i cellulari, cadano nel precipizio. Se la smettessimo di fare i selfie e iniziassimo a prendere coscienza di quello che accade nel mondo, andremmo verso un futuro migliore. Questo non è il mondo in cui voglio vivere io, ha proseguito ancora Roger Waters rispondendo a Carlo, perché è un mondo fatto di guerre per il petrolio e di idioti che infiammano il Medio Oriente con le loro dichiarazioni folli. Dobbiamo mostrare attenzione per chi abbiamo accanto. Insomma, parole sagge e attuali che fanno capire come mai il messaggio dei Pink Floyd sia senza tempo.